Ciao a tutte ragazze, allora faccio questo video perché forse non ve l'avevo scritto su Facebook, non mi sembra. Comunque sono stata una settimana a Londra a trovare il mio ragazzo e ovviamente non potevo non fare degli acquisti, soprattutto acquisti di alcune marche che era impossibile reperire qua in Italia. Quindi niente, vi faccio vedere quello che ho comprato perché sono un po' di cose. Allora, sono stata principalmente da Boots, che è una catena di farmacie inglese molto molto famosa, che si trova praticamente dappertutto. Voi potete andare in qualsiasi via di Londra e lo trovate dappertutto. E lì è possibile trovare i pennelli della Real Techniques. Infatti ne ho preso qualcuno, si trovano anche alcune marche di make-up come potrebbe essere la Sleek, la Mua, marche comunque di drugstore. E poi sono stata anche da Superdrug, in cui anche lì ho comprato alcune cose di marche tipo Sleek e Mua. E poi sono stata anche in uno dei magazzini, cioè un magazzino enorme in cui sono presenti marche abbastanza costose tipo Dior, Chanel, Yves Saint Laurent, che si chiama Selfridges & Co. E qua ho fatto solamente due acquistini della MAC, perché mi trovo lì, sono stata lì un po' a girare e alla fine ho trovato due cosine che penso utilizzerò per il trucco di Natale. Allora, inizio con un acquisto che praticamente, allora, molte volte in questi Super Drug Boots sono presenti molte offerte. Infatti questi tre acquisti li ho fatti principalmente perché era presente un'offerta per comunque una marca che si trova anche qua, che è la Maybelline New York. Allora, ho fatto questi tre acquisti perché era presente il 3x2 su tutti i prodotti della Maybelline, quindi ho preso queste tre cose. Allora, il primo è il fondotinta Fit Me, famosissimo di adesso, nella colorazione 115. E però l'ho provato forse solo una volta lì a Londra per provarlo così, ma non mi va di dirvi ancora niente. E infatti spero di poter. Beh, l'ho messo qua, ma non penso si veda. È un fondotinta molto molto leggero comunque. Penso utilizzerò la maggior parte di questi prodotti per i tutorial di Natale, così magari li vedete un po' come sono. Poi, sempre nella Maybelline ho preso un color tattoo in una colorazione che qua in Italia non mi sembra ci sia, che è il Pink Gold, ed è appunto un oro rosa. Questo qua non l'ho ancora aperto perché ho deciso di non utilizzare e aprire niente finché non avessi fatto il video. Questo qua, adesso ve lo swatcho. Questo color rosa, proprio un rosa oro. È un colore molto molto carino, tenue, da utilizzare magari tutti i giorni, da mettere semplicemente sulla polvere mobile con un po' di mascara. E poi come terzo prodotto ho preso il Great Lash, perché mi serve sempre, perché ne ho sentito molto parlare su YouTube, soprattutto dalle ragazze americane, e dicono che è comunque un mascara molto molto buono. Io per adesso non l'ho aperto, però vorrei farvi il video di applicazione di questo mascara, così lo vediamo insieme in azione. E questi sono i tre prodotti della Maybelline che ho preso. Passando invece a marche londinesi, diciamo. Allora, i pennelli della Real Techniques che ho preso, che li ho presi da Boots. Allora, ho preso questo set. Li ho già lavati, ho già avuto tutto, però li ho rimessi di nuovo dentro le scatoline così. Questo set qua, in cui è presente, allora, qua dietro ci sono scritti i pennelli presenti all'interno del set e a cosa servono. Questo qua è il set. Allora, è presente il Detailer Brush, che è questo qua piccolino, appunto un pennello per piccoli dettagli. Sono molto 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 morbidi. Questo qua. Poi c'è il Pointed Foundation Brush, che è invece questo qua, che è un pennello, diciamo, un pennello a lingua di gatto, a setole sintetiche, pointed perché come vedete ha questa forma a punta, molto molto carino anche questo qua. Poi il buffing brush, questo qua, sì,
questo pennello qua. Invece magari per che può essere utilizzato per applicare il fondotinta, liquido, in polvere, molto carino anche questo. E poi c'è il contour brush, che invece è un pennello appunto per il contouring, che si è un po'... dopo che l'ho lavato si è un po'... ha perso un po' la forma. Comunque questo pennello, vedete, fatto così, un po' a punta, che serve appunto per il contouring, molto piccolino, appunto proprio preciso. E questo set di pennelli è contenuto all'interno di questo portapennelli molto carino, che si chiude così, che adesso però rimane aperto perché ovviamente era messo così all'interno della scatola. Comunque molto molto belli questi pennelli. E gli altri due che ho preso sono lo stippling brush, che è questo qua, due fibre, morbidissimo anche questo, questo qua, e poi l'altro è l'Expert Face Brush, che è questo, fatta piatta, e non so come dirvi, è piatto qua, si allarga, vedete, anche questo qua morbidissimo, molto molto bellissimi. Adesso anche questi qua ve li farò vedere quando li uso, così vedremo se perderanno peli o meno. Durante il lavaggio qualcuno ne ha perso uno o due massimo, spero non ne perderanno più. E questi sono i pennelli che ho preso della Real Techniques. Poi allora, della Sleek ho preso due palette della linea Eye Divine, e comprando una palette di questa linea qua c'era un rossetto gratis. Allora, la prima palette Eye Divine che ho preso si chiama Vintage Romance. Questa qua l'avevo vista anche da Sephora un po' di tempo fa, prima di partire per Londra, e mi piaceva tantissimo, mi è subito piaciuta, ed è, ha dei colori stupendi. L'ho un po' usata infatti un po' questi qua, tutti molto 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 brillantinati, su questi toni del rosa, viola, grigio, oro, e sono bellissimi, veramente molto belli. Poi come sempre molto pigmentati, ve ne faccio vedere qualcuno, vedete, molto molto pigmentati, bellissimi. E poi ho preso una palette di una collezione limitata, perché sono stata lì a guardarmeli tipo 35 volte tutte le palette ed ero sempre indecisa su quale prendere. Alla fine ho deciso di prendere una della collezione limitata, e la collezione, e la palette si chiama Celestial, questa qua, e anche questa qua è stupenda, molto molto bella. Tutti questi colori bellissimi, tutti brillantinati, cioè non tutti, faccio qualche swatch. Sono pigmentatissimi, molto molto belli. E il rossetto che ho preso, che era praticamente gratis comprando una di queste palette, si chiama Vamp, e ho deciso di prendere un colore un po' inusuale, che è quello che indosso adesso, però molto molto autunnale, vedete? Questo qua è un colore matte, secondo me è molto difficile da stendere, questo qua, colore molto molto autunnale, molto molto bello. Comunque poi invece da Mua ho comprato due palettine, in realtà ero alla ricerca della palettina che è la mi sembra si chiami Undress Me Too, che è la il dupe della Naked 2, ma non l'ho trovata, c'era solamente l'Undressed, che invece è il dupe della Naked 1. Però avendo già la Naked non mi andava di dover prendere una palette che ha gli stessi colori, o quasi. E quindi ho preso due palette, quelle che mi ispiravano di più. La prima si chiama Glamour Days, ed è questa qua,
anche qua i colori sono molto molto belli. Ma sicuramente meno scriventi, secondo me, di quelle della Sleek. Cioè, sono scriventi anche questi, per carità. Però secondo me quelle della Sleek sono molto di più. Ma comunque anche questo ha il suo perché. Sono anche leggermente polverosi come quelli della Sleek, ma comunque di un'ottima qualità, nonostante il prezzo. Comunque costavano solamente 4 sterline l'una. E poi ho preso questa qua, che invece è di tutti i colori naturali, che sapete che io amo i colori naturali, e soprattutto anche matte. Questa qua, che si chiama Ever After. E i colori sono questi. L'ho utilizzata già molto ed è fantastica, tutti i colori completamente matte, molto pigmentati. Dio, ed è molto molto bella anche questa qua. Questa qua mi è piaciuta subito. Ok, questi erano i due prodotti della MUA che ho preso, e poi vi faccio vedere i due prodottini della MAC. Allora, che sono un pigmento, non ho mai comprato un pigmento della MAC, ma questo qua mi è piaciuto subito tantissimo e l'ho subito immaginato come trucco per Natale, che si chiama Frozen White. Su, dai. Ok, ed è questo bianco con tutti questi riflessi azzurri. Adesso cercherò di farvelo vedere in qualche modo. Non so se riuscite a vedere i riflessi azzurri. È un colore bellissimo, fantastico. E bagnato lo è molto molto di più. È un colore bellissimo, molto molto secondo me invernale, natalizio, di questo genere qua, con tutti questi riflessi azzurri che ricordano molto appunto il ghiaccio. Infatti si chiama appunto Frozen White. Ma bellissimo, molto molto bello, mi ha colpito subito. E poi l'altro prodotto della MAC che ho preso è ovviamente un rossetto, giusto per aggiungerlo alla collezione. E stavolta ho preso un cream sheen che non avevo mai provato. Ho preso un finish che non avevo mai provato, che è il cream sheen. E questa qua si chiama Speak Louder, che è un rosa molto molto bello, mi è piaciuto subito. E secondo me un po' simile, allora, vedendo, non l'ho mai provato a metterlo a confronto, ma sembra simile all'Impassioned. Adesso proverò a metterlo a confronto. Comunque lo swatch state vedendo adesso in questo momento, è un colore, nonostante sia un cream sheen, quindi rimane molto morbido, molto confortevole sulle labbra e molto molto allo stesso tempo pigmentato, ed è bellissimo. Lo confronto con l'Impassioned, poi magari starò facendo una cavolata, però diciamo che ho ragione. Forse l'Impassioned è un pochettino più forte, ma sono due colori comunque secondo me simili. Questo qua è l'Impassioned e questo è lo Speak Louder. Il finish è anche diverso, perché questo qua è un Amplified e questo è un Cream Sheen. Però sono molto molto simili. Ma bellissimi tutti e due. Adesso ve lo faccio vedere sulle labbra. È un colore secondo me fantastico, mi piace tantissimo. Lo sto utilizzando anche molto spesso in questi giorni. E appunto l'ho comprato perché secondo me ci sta benissimo con questo pigmento qua. E infatti ho in mente già il trucco per Natale. Spero di riuscire a farne almeno due. I trucchi per Natale, magari anche ovviamente uno o due per la fine dell'anno, per la serata di Capodanno. Niente, questi qua sono tutti gli acquisti che ho fatto a Londra. Io spero che vi siano piaciuti, spero che vi possano essere utili per magari i vostri acquisti futuri. Io vi mando un bacio. Se avete richieste di video o cose del genere, lasciatemi commenti qua sotto, ma ne ho una marea da fare, ne ho veramente tantissimi segnati, anche i nuovi video la nuova serie di video che ho iniziato, quello sui trucchi ispirati a video musicali. Io spero che quello precedente vi sia piaciuto.
Io vi mando un bacio di nuovo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!